Buongiorno a tutti e adesso condivido la presentazione. Ok, allora, buongiorno a tutti, io sono Mara Galletti di ARPA Umbria e lavoro presso il laboratorio chimico di Terni e qui mi occupo prevalentemente di qualità dell'aria, perciò riguarda tutta la parte del monitoraggio analitico e della determinazione delle diossine in tutte le matrici ambientali. In questa relazione parlerò appunto delle diossine nella matrice aria. Un breve cenno alle diossine, diossine PCB in realtà. In questa categoria di composti sono innanzitutto, diciamo, diossine e PCB sono composti chimici aromatici clorurati, con molte caratteristiche in comune tra di loro. Entrambe hanno un'elevata tossicità, un'elevata stabilità chimica, quindi una volta immessi in ambiente permangono nello stesso anche per decine di anni e un'elevata affinità per le sostanze grasse, per cui tenderanno ad accumularsi negli alimenti, nei tessuti grassi, soprattutto quindi alimenti di origine animale, entrando così nella catena alimentare e arrivando all'anello, all'apice della catena alimentare, quindi all'uomo, con un meccanismo di biomagnificazione. Per quanto riguarda le loro sorgenti di emissione, sappiamo che le diossine non sono delle sostanze prodotte volontariamente, ma sono dei sottoprodotti dei processi di combustione che si generano in condizioni particolari e provengono prevalentemente da attività di incenerimento dei rifiuti, e da lavorazioni metallurgiche. Un importante contributo deriva anche dal riscaldamento domestico, soprattutto dalla combustione delle biomasse. A differenza invece dei PCB, che sono stati prodotti intenzionalmente in passato, ampiamente utilizzati e dispersi nell'ambiente, tanto da diventare inquinanti ubiquitari, attualmente non più prodotti né tantomeno commercializzati. In Italia questo divieto risale al 1983, credo. Oh, perché, quindi, diciamo, in base alle caratteristiche delle diossine, è evidente che la principale via d'ingresso di queste sostanze nell'uomo è l'ingestione, il cui contributo è stimato intorno al 95%, mentre il contributo della componente inalatoria è estremamente ridotto, è stato stimato un 5%. Ma allora perché monitorare le diossine in aria se, diciamo, contribuiscono poco all'intake nell'uomo? Perché le diossine vengono prevalentemente emesse nella matrice aria ed è attraverso quella matrice aria che vengono poi trasportate, diffuse nell'ambiente e trasportate anche a notevole distanza rispetto al loro punto di emissione. Dal punto di vista normativo, diciamo, quando parliamo di diossine in atmosfera, possiamo fare una distinzione tra le emissioni e le immissioni, in quanto le emissioni sono, chiaramente, normate per ovvi motivi, perché l'obiettivo è appunto quello di ridurne al massimo l'introduzione in ambiente. Mentre per ciò che riguarda le immissioni, vista la loro poca importanza dal punto di vista sanitario, non abbiamo dei limiti di legge, ma semplicemente dei riferimenti emanati dai singoli stati membri della comunità europea, quindi valori guida che sono stati proposti sulla base di valutazioni dell'esposizione della popolazione a rischio di cancerogeni. L'attività di ARPA in materia di diossine, diciamo, ARPA ha iniziato a monitorare diossine già dal 2003, dapprima inviando i laboratori presso strutture private. Solo nel 2008, a fine 2008, ha attivato una propria linea, questa linea di attività all'interno del proprio laboratorio. Attualmente il laboratorio dispone per la determinazione di questi parametri, di un tripo quadrupolo e di una massa magnetica ad alta risoluzione, con cui determina appunto diossine in tutte le matrici ambientali e recentemente anche nelle matrici alimentari. E dopo aver messo a punto il metodo, il primo banco, ovvero banco di prova, diciamo, dell'attività analitica messa avanti nel laboratorio, è stato un grosso incendio che si sviluppò
Vascigliano di Stroncone, una località diciamo prossima alla città di Terni. E in quell'occasione bruciò un grosso quantitativo di sostanze, di rifiuti di vario genere, soprattutto rifiuti plastici. L'incendio durò anche qualche giorno e dalle prime misure effettuate sull'aria si stimò una notevole quantità di diossine introdotte nell'ambiente. Da qui quindi tutta una serie di attività di monitoraggio che ha spaziato dalle matrici ambientali a quelle alimentari fino ai fluidi biologici. E quindi una grossa mole di dati la cui interpretazione non risultò sempre facile proprio per la mancanza di conoscenza sui valori di fondo di questi contaminanti nell'area in oggetto di studio. E comunque, ancora una volta, l'analisi di questi dati restituì un quadro che evidenziava un'elevata criticità ambientale nella conca ternana. Conca ternana che sappiamo essere segnata da oltre un secolo di intensa attività industriale, infatti abbiamo in un territorio che è appunto una conca, quindi in una situazione diciamo orografica e meteorologica che poco favorisce la dispersione degli inquinanti, abbiamo inserito in un pieno contesto urbano un importante polo siderurgico, un polo incenerimento di rifiuti e un polo chimico. Qui in questa mappa ho riportato, diciamo, localizzato i tre, ho evidenziato la localizzazione dei tre poli industriali insieme ai punti, ad alcuni punti della rete di monitoraggio che ci daremo poi nella presentazione dei dati monitorati, che sono appunto il sito di Terni Bisciano, posto a ridosso del polo siderurgico, il sito di Terni Maratta, posto nell'area inceneritori, e il sito di fondo urbano di Terni Borgorivo. Nella presentazione quindi prenderò in considerazione i dati fin qui raccolti sia sulle emissioni che sulle emissioni in ambiente esterno. Ma parlando di emissioni, non metterò a fuoco, scusate, diciamo, il rispetto delle concentrazioni delle diossine e delle emissioni rispetto ai limiti emissivi, perché non è questo l'obiettivo della presentazione, ma li metterò in relazione ai dati poi che sono stati rilevati in ambiente. Ed è per questo motivo che a titolo di esempio ho riportato soltanto i monitoraggi su due camini, un cammino, il cammino E52 delle acciaierie di Terni e il cammino E1 di Acea, del termovalorizzatore Acea. Vorrei mettere diciamo in evidenza il fatto che su entrambi questi impianti dal 2013 sono installati dei sistemi di campionamento in continuo dei microinquinanti, i cosiddetti sistema DEX, e in entrambi gli impianti abbiamo sistemi di abbattimento dei microinquinanti organici con carboni attivi. In questo istogramma ho riportato i dati raccolti appunto sul cammino 1 del termovalorizzatore Acea e vediamo che i dati diciamo dei PCBDL sono discontinui. Ad ogni modo diciamo un'analisi di questi dati rispetto al limite emissivo che attualmente è stato ridotto a 0,05 nanogrammi per metro cubo evidenzia in generale un rispetto del limite imposto. Nel 2019 però proprio grazie al sistema di campionamento in continuo delle diossine viene rilevata un'anomalia per ciò che riguarda l'emissione di queste diossine. E il dato è stato poi riconfermato con controllo ufficiale. Questo ha determinato l'avvio da parte di Acea di un'indagine interna volta a diciamo, individuare la causa di questa anomalia e a mettere in campo una serie di azioni correttive che successivamente hanno riportato le diossine in questo effluente gassoso verso valori maggiormente cautelativi. In questo grafico invece ho riportato in questo istogramma l'emissione del cammino E52 dell'acciaieria.
Per questo il limite autorizzato attualmente è di 0,1 nanogrammi di tec metro cubo, ma in passato era di 0,4 nanogrammi metro cubo. E anche qui vediamo che per ciò che diciamo, i livelli hanno sempre rispettato i limiti di legge vigenti, ma possiamo osservare come a maggio 2016 i livelli riscontrati si abbassano notevolmente sia per ciò che riguarda le diossine che per i PCB, e questo è in coincidenza proprio dell'introduzione di un sistema aggiuntivo di abbattimento dei microinquinanti organici e carboni attivi. E passiamo quindi all'immissione delle diossine in ambiente. Una importante via di ingresso delle diossine in ambiente è rappresentata proprio dalle deposizioni. Attraverso questi sistemi, che altro non sono che dei contenitori con degli imbuti aventi una superficie esattamente nota, questi deposimetri vengono esposti per il tempo di un mese e raccolgono le deposizioni secche e umide. E attraverso il meccanismo delle deposizioni secche e umide, infatti, vengono rimossi gli inquinanti dall'atmosfera e quindi vengono rimossi gli inquinanti dall'atmosfera e così vengono sedimentati sui suoli, sulla vegetazione, su tutte le superfici. Quindi, diciamo, entrano poi nella catena alimentare col meccanismo che conosciamo. E quindi importante, dal punto di vista del monitoraggio delle diossine, valutare questo tipo di matrice. E come ho detto anche prima, per ciò che riguarda il particolato in atmosfera non esistono dei limiti di legge così come per le emissioni, ma solo dei valori guida che sono stati formulati dagli stati membri sulla base di considerazioni derivanti dalla dose tollerabile giornaliera che l'OMS ha fissato a 2 picogrammi TEC per chilogrammo di peso corporeo. Quindi in relazione, diciamo, a questa dose tollerabile giornaliera, attraverso opportuno calcolo è stato stimato il valore limite, o meglio un valore guida per ciò che riguarda le deposizioni. Nella tabella è riportata appunto una media, un valore guida annuale, calcolato su base annuale e su base mensile. Nell'ultima riga, diciamo, il limite proposto fa riferimento alla somma diossine più PCB, diossina simile. Allora, vediamo che cosa quindi abbiamo ritrovato nelle deposizioni della Conca Ternana. In questo grafico ho riportato appunto le concentrazioni medie di diossine, PCB diossina simile e PCB totali, alcuni punti della rete di monitoraggio, quindi nella stazione di Terni Maratta, che ricordo è la stazione industriale posta a ridosso degli inceneritori, nella stazione di Terni Bresciano, che è una stazione industriale posta a ridosso dell'impianto siderurgico, nella stazione di fondo urbano di Borgorivo e nella stazione di fondo urbano di Perugia. Per quanto riguarda appunto le diossine, l'impatto delle emissioni degli impianti industriali sulle diossine nelle deposizioni, vediamo che questo risulta essere poco visibile e il dato è abbastanza spalmato su tutta la Conca Ternana. Altrettanto però non possiamo dire per i PCB, i cui livelli sembrano essere appunto strettamente correlati all'attività industriale. L'analisi temporale dei dati fin qui raccolti, in realtà ne abbiamo anche di precedenti al 2017, ma non risultavano essere omogenei. Quindi per, diciamo, omogeneità di presentazione dei dati ho selezionato quello del 2017 in avanti, rivelano nelle postazioni prese in considerazione, soprattutto nella stazione industriale di Prisciano, un trend in diminuzione.
E vabbè, in questa tabella ho raccolto dei dati di letteratura su livelli di diossine nelle deposizioni raccolte in altre situazioni italiane e comunque possiamo vedere che i dati relativi alla Conca Ternana sono abbastanza allineati e anche abbastanza confortanti rispetto al quadro nazionale. E passiamo quindi alle diossine, i PCB nel PM10, anche in questo caso non abbiamo un limite di legge, ma solo un valore guida, in questo caso un valore guida che altro non è che un parere della Commissione Tossicologica Consultiva Nazionale, la quale ha stabilito un limite massimo ammissibile per le diossine in atmosfera di 40 femtogrammi di tec metro cubo in ambiente esterno e di 120 femtogrammi per gli ambienti di lavoro. Proprio in relazione alla scarsa importanza dell'aria nell'intake, diciamo nell'ingresso nell'uomo, la commissione tedesca invece ha stabilito un limite ben superiore di 150 femtogrammi in metro cubo, anche se questo diciamo, si riferisce non soltanto alle diossine, ma alla somma diossine più PCB diossina simili. Passiamo ai dati quindi di diossine e PCB nel particolato della Conca Ternana. E anche qui ho riportato gli stessi punti, quindi le due stazioni industriali, il fondo urbano di Terni e il fondo urbano di Perugia, e valgono praticamente le stesse considerazioni che abbiamo fatto per le polveri sedimentabili, ossia anche in questo caso l'impatto delle emissioni sui livelli di diossina nel PM10. Anche nei punti di massima ricaduta non sembrerebbe essere così evidente, in quanto diciamo, è abbastanza simile a quello riscontrato nel fondo urbano sia di Terni che di Perugia. E anche per quanto riguarda i PCB, l'attività industriale non sembra essere particolarmente significativa, a differenza invece dei deposimetri. L'andamento temporale nei quattro punti presi in considerazione, anche in questo caso, evidenzia un trend in diminuzione. Vorrei osservare e farvi osservare in questo caso, soprattutto nella stazione urbana di Terni Borgo Rivo, ma anche in quella di Perugia, l'andamento stagionale soprattutto delle diossine, cioè un aumento dei livelli durante i periodi invernali e un decremento durante il periodo estivo. E questo ovviamente è imputabile sicuramente al discorso della circolazione, della minore circolazione atmosferica nel periodo invernale che comprime gli inquinanti verso il suolo, ma anche al contributo che il riscaldamento domestico, in particolare la combustione delle biomasse, hanno su questo tipo di contaminante. E in questa slide invece ho voluto mettere a confronto i profili delle diossine rilevate nelle deposizioni. Quindi nel PM10 e i profili di diossine nelle due emissioni prese in considerazione. Vedete dal grafico di destra che il profilo dell'emissione dell'acciaieria è completamente diverso rispetto a quello dell'inceneritore. L'emissione dell'acciaieria infatti risulta essere molto più ricca di furani con bassa clorurazione, mentre l'emissione dell'inceneritore risulta essere più ricca di eptadiossina e ottadiossina ad elevato, e quindi ad elevato grado di clorurazione. Il profilo riscontrato nella matrice aria nelle emissioni, non è molto rispondente. Qui ho portato Prisciano, quindi che dovrebbe avere un profilo più simile a quello dell'acciaieria. E Maratta più simile a quello dell'inceneritore, però proprio diciamo, questo profilo lo possiamo riscontrare leggermente forse nei deposimetri, ma assolutamente no nel particolato PM10. Anche perché dobbiamo tener conto del fatto che le emissioni vengono emesse ad alta quota e quindi non ricadono nell'immediato, ma verranno trasportate anche a lunga distanza.
Un'altra considerazione da fare poi riguardo l'interpretazione di questi profili è che probabilmente, a differenza del campionamento delle emissioni, in cui viene campionato oltre alla frazione di particolato anche una frazione volatile dei composti attraverso la fiala di amberlite, altrettanto non facciamo con il particolato atmosferico, in quanto in questo caso viene catturato soltanto la polvere, e non abbiamo messo alcun sistema di assorbimento della componente più volatile, e quindi diciamo che il profilo potrebbe essere alterato dal diverso campionamento nelle due situazioni. E vabbè, questo è il profilo dei PCB, valgono nelle emissioni e nelle deposizioni nel PM, valgono le stesse considerazioni, cioè tutta la frazione diciamo più leggera non la rileviamo nel PM e nelle deposizioni, invece l'emissione risulta essere molto più ricca, sia per la temperatura elevata ma anche per il discorso relativo al campionamento. Ed infine vorrei passare ad uno studio che recentemente è stato avviato sulla Conca Vernana. È uno studio diciamo dell'Università La Sapienza di Roma, a cui ho partecipato anche ARPA Umbria, fornendo il supporto logistico e anche il supporto analitico, in quanto le analisi di diossine e PCB sono state eseguite presso il nostro laboratorio. E l'obiettivo di questo lavoro era verificare la capacità di una particolare tipologia di lichene, le Vernia prunastri, nel accumulare, oltre ai soliti metalli, questo tema è abbastanza noto, però si voleva verificare la capacità di accumulo e quindi di bioindicatore anche verso questa categoria di inquinanti, quindi verso la categoria dei POPs. A tal proposito, quindi, in 23 punti della conca opportunamente scelti sono stati trapiantati 23 campioni di licheni e dopo 13 mesi di esposizione sono stati prelevati ed analizzati presso il nostro laboratorio. I risultati ottenuti hanno confermato, oltre ad essere perfettamente allineati ai dati raccolti con il monitoraggio tradizionale, hanno confermato l'affidabilità di questo tipo di lichene come strumento di biomonitoraggio semplice e poco costoso per stimare la distribuzione spaziale, quindi la mappatura dei POPs su un territorio anche abbastanza vasto come dimensione. E questi sono i risultati dello studio che sono stati pubblicati su una rivista scientifica, ho messo qui gli estremi per chi fosse interessato, e dalle mappe diciamo ricostruite si può vedere come effettivamente le diossine sono particolarmente abbondanti nei licheni esposti nell'area inceneritore. Ricordiamo che l'emissione dell'inceneritore era proprio caratterizzata da una più elevata concentrazione di diossina ad elevato grado di colorazione, e invece i furani risultano essere più abbondanti nei licheni posizionati nell'area prossima alle acciaierie. Infatti il profilo dell'emissione dell'acciaieria era particolarmente ricco di furani a basso grado di clorurazione, e i PCB diciamo sono presenti sia nella zona inceneritori che nella zona siderurgica, ma in quest'ultima risulta essere di gran lunga abbondanti, come abbiamo visto appunto con il monitoraggio dell'aria. E vabbè, qui è un confronto sempre tra i profili delle emissioni dell'acciaieria e del termovalorizzatore e i profili riscontrati nei licheni. In questo caso, forse soprattutto per ciò che riguarda le diossine, il profilo di questi congeneri di diossine nei licheni è più vicino a quello delle emissioni degli impianti vicino ai quali sono stati collocati. E ultima cosa, sempre per chiudere il discorso monitoraggio diossine nell'aria, gli incendi che diciamo divampano ormai in ovunque e spesso riguardano capannoni in cui sono stoccate elevate quantità di rifiuti. E
Questo a titolo di esempio ho riportato due situazioni che si sono verificate in ARPA in Umbria, un incendio di alcuni anni fa che ha riguardato un rimessaggio di camper e uno più recente che ha riguardato sempre lo stoccaggio di rifiuti in un'azienda nella città di Perugia. In questa occasione sono stati raccolti dei campioni, sono stati campionati, è stata campionata aria con campionatori a alto volume e i campioni analizzati hanno restituito situazioni di questo tipo. Ora io ho riportato questi due grafici proprio per mettere in evidenza l'importanza della conoscenza dei valori di fondo per questi inquinanti in atmosfera. Nel primo caso noi non sapevamo cosa c'era prima, non c'era installato quindi alcun tipo di campionatore o di centralina prima dell'incendio, quindi abbiamo trovato una situazione di fatto che non sapevamo se fosse riconducibile effettivamente all'incendio. Poi il decremento, diciamo, nelle giornate successive ce lo ha confermato. Nella seconda situazione invece noi conoscevamo, perché in questo caso nella prossimità dell'incendio era presente una centralina di monitoraggio, ma in ogni caso conosciamo i valori di fondo di quella zona e quindi abbiamo potuto vedere proprio il dato prima dell'incendio, durante e dopo l'incendio. Quindi ecco, fondamentale la conoscenza dei valori di fondo per valutare l'entità del fenomeno in situazioni di questo tipo e per capire anche quando, in che tempi si ristabilisce una situazione di normalità. E in queste situazioni poi diciamo, abbiamo varie volte tentato di stimare anche la ricaduta dei fumi dell'incendio attraverso il monitoraggio su vegetali a foglia larga. Essenzialmente sono stati raccolti dei vegetali nella zona di massima ricaduta e si è cercato di raccogliere lo stesso vegetale anche in una zona non interessata dall'incendio. Abbiamo cercato, diciamo, di stimare per differenza l'eventuale contributo dell'incendio alla deposizione. Questo in assenza di deposimetri, ovviamente, o di altra informazione, può essere uno strumento che può fornire una qualche indicazione. Non ho riportato qui i risultati di queste indagini perché sinceramente non ho avuto il tempo materiale, ma comunque raccoglierle e rimettere insieme sarebbe stato anche abbastanza difficile perché ogni volta abbiamo avuto a che fare con vegetali diversi, quindi diciamo nello stesso evento il confronto tra l'area di massima ricaduta e il punto zero ci ha fornito delle indicazioni. Se non altro, diciamo, delle indicazioni di tipo qualitativo, ma tra una situazione e un'altra i dati non sono facilmente confrontabili. Volendo quindi concludere tutto questo discorso, che cosa possiamo dire? Che il monitoraggio in Umbria dell'aria ha fornito sia per ciò che riguarda le emissioni che le emissioni dei valori confortanti rispetto ai relativi limiti di legge o valori guida, con un trend che è in continuo miglioramento. Per quanto riguarda le emissioni, l'installazione di questi sistemi di monitoraggio, di campionamento in continuo e i sistemi di abbattimento con carboni attivi hanno introdotto un notevole miglioramento per ciò che riguarda il livello degli impianti in questi effluenti gassosi. Hanno consentito di abbassare i livelli emissivi consentiti da 0,1 a 0,05 per ciò che riguarda il termovalorizzatore e 0,4, da 0,4 a 0,1 per quanto riguarda alcuni camini delle acciaierie. E anche per quanto riguarda le emissioni, abbiamo visto che i valori sono ampiamente al di sotto dei valori guida, con un trend in diminuzione e lo studio di biomonitoraggio con l'IGHENI ha restituito un quadro che risponde a quello delineato col monitoraggio tradizionale e questo può essere un sistema valido per stimare la distribuzione spaziale di questi inquinanti, un sistema anche economico di facile applicazione che permette anche di, diciamo, mappare aree abbastanza vaste. E nel corso degli eventi accidentali, la conoscenza dei valori di fondo ci consente di valutare l'entità dei fenomeni emissivi intercorsi e di vedere il successivo ripristino della situazione di normalità.
e quindi importanza la conoscenza dei valori di fondo e la stima delle ricadute delle diossine a seguito degli incendi attraverso vegetali a foglia larga potrebbe anche questo essere uno strumento utile di valutazione in casi di incidenti rilevanti, ma diciamo l'esperienza fin qui acquisita ci dice che sarebbero necessarie delle procedure standardizzate al fine di poter rendere più agevole l'interpretazione di questi dati. Io ho concluso e con l'occasione ringrazio tutti i colleghi con cui collaboro giornalmente alla realizzazione di questi monitoraggi e ringrazio voi per l'attenzione.